Ciao a tutti, questo è il progetto che metterò oggi, questo tutorial, per questo giacchettino fatto completamente in granny square, come potete vedere, e ho fatto anche delle piastrelle che ho scelto. Faccio vedere il mio libro delle piastrelle e niente. Dire semplice è poco, come vedete non ha cuciture, vedete? È senza cuciture nei lati perché è lavorato sia il dritto che il davanti che il dietro insieme, quindi è tutto fatto così. E ho deciso di farlo aperto davanti, un po' sciallato, così non c'è neanche la calatura per il collo. Vedrete che è molto molto semplice realizzarlo. Quindi spero che vi possa appunto interessare come progetto. E iscrivetevi al mio canale, ovviamente, lasciate un like, un commento, se avete bisogno chiedete pure che vi do una mano. Ciao a tutti. Volevo scegliere le piastrelle da fare. Mi piaceva questa qui mi piaceva moltissimo, che proprio tutta molto semplice da realizzare, ma soprattutto un po' bucarellata perché essendo estate. Ma mi piaceva anche, ce n'era un'altra che mi piaceva perché era particolare, non era la solita piastrella. Ecco, pure questa è bellina, questa qui, ma ce n'erano alcune proprio, ecco, guardate questa quanto è diversa. Però certo è proprio fitta fitta, non c'è niente, però è proprio diversa dalle altre piastrelle. Questa mi sembra un po' esagerata, questa qui mi sembra un po' esagerata perché è troppo ricamata. Forse questa tutto sommato è quella più, la migliore, però è da fare un colore solamente. Vediamo se ce n'è qualcun'altra di interesse. Questa mi sembra bruttina. Mi piace questa qua. No, non è che è una fantasia. Vediamo un po'. Questi sono fiori, ma dopo come li attacco, cioè diventa più complicato poi unirli. Quindi vediamo un attimo. Questa è molto bella. Questa è spettacolare. Se si trova il sistema per unirla, è veramente bella. Però certo farne tante è un po', il lavoro è lungo. E bah, vediamo se ce l'ho in un altro giornale. Intanto vi faccio, questa è la solita, questa è proprio quella classica, classica granny square. Questa io penso che queste pure sono carine, eh? Queste qua, queste sono molto carine, queste qua tutto sommato anche in due colori. Questa qui, e comunque tra di loro si possono cucire. Magari non facciamo questa parte qui che ristringe e in maniera tale che si può unire. Magari ci mettiamo un punto diverso. Vediamo un po', questa mi sembra troppo fitta. Vado a vedere altre cose. Comunque, se ci sono alcune piastrelle qui che avete visto e che vi piacciono, se volete me lo scrivete, vi faccio un tutorial a parte, senza problemi. Fatemi sapere se c'è qualcosa qui che è stato di vostro gradimento. Io intanto vedo se trovo qualche altra cosa che mi piace. Oh, finalmente ho scelto. Questo è il progetto che volevo fare, questa è la piastrella, è in due colori, ma si possono fare anche più colori volendo, cioè magari uno fa dei cerchi qua, i primi fa di un colore, poi gli altri di un altro, ma io non riuscivo più a farlo di due colori solamente. Ok, quindi questa è la piastrella. Se vi serve il disegno, e vi lascio nelle descrizioni sotto il video la mia email, in maniera tale mi potete scrivere e io vi mando questo qui, vi mando questo disegno. Io intanto ho questo
Questa qui è una garza, l'ho messa in quattro, ma voi se trovate un cotone che abbia una lavorazione con il 3 potete procedere tranquillamente. Allora, io volevo fare tutto il lavoro in 3-4 colori e comunque adesso comincerò con questo qui, che questa mattonella che avrà solamente 2 colori. Poi ne faremo altre. Per me ne servono almeno 9. Io lo volevo fare aperto davanti il giacchino, quindi almeno 9 per fare la circonferenza, perché io sono un po' cicciottella. La circonferenza intendo tutta la circonferenza mia. Tutta la circonferenza, però dico almeno 9, poi vedremo mano a mano insieme quante serviranno, perché tanto vi darò le misure, quindi vi rendete conto anche per voi. Dato che è un giacchettino, non facciamo il solito cerchio magico, ma bensì lavoreremo le catenelle e avvieremo quindi 5 catenelle. Una, quattro e cinque, che chiuderemo con la solita maglia bassissima. Adesso alziamo, questa non verrà conteggiata, ne faremo 8. Questa non contatela, se la vuole contare sono 9. Allora, 1, 2, portiamoci dietro sempre la codina, 3, 4, così non dobbiamo fare altro che tagliare il filo, 5, 6, 7, 8, quindi andiamo qui nella prima e chiudiamo il nostro cerchio con una maglia bassissima. Adesso facciamo 8 catenelle, ma queste 8 saranno 3 per la maglia alta e 5 per l'archetto. 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi per farvi vedere che cosa stiamo facendo, praticamente adesso abbiamo fatto questo, adesso stiamo facendo 3 più 5, ok? Quindi andiamo a fare 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, esatto. Saltiamo una maglia e nella seguente andiamo a fare una maglia alta. Saltiamo ancora una maglia, no, scusate, nella maglia successiva facciamo un'altra maglia alta. Volevo mettervi questo qui in maniera tale che possiamo seguire. Stiamo facendo questo. Adesso faremo queste 5 e altre 2 saltando una maglia. Quindi facciamo una, 2, 3, 4, 5. Saltiamo una maglia di base e qui facciamo una maglia alta e ancora successivamente un'altra maglia alta, ancora 5 catenelle, di questi archetti ne dobbiamo fare 4, quindi questo è il terzo. Saltiamo una maglia di base e andiamo a fare le nostre 2 maglie alte, una maglia alta, sì, scusa, 2, 2, una e 2. Facciamo ancora 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e dobbiamo fare un'altra maglia alta qui, in maniera tale che sono 2 maglie alte, una e 2. Quindi nella terza ora andiamo a chiudere 1, 2, 3 con una maglia bassissima.
E abbiamo fatto il nostro primo giro. Potete anche cambiare colore e proseguiamo. Facciamo le nostre 3 catenelle. Poi facciamo 2 maglie alte. Ecco qui, vedete, 2 maglie alte. Quindi una due all'interno del cerchio sottostante. Poi facciamo 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5, e andiamo a fare ancora 5, no, scusate, 2 maglie alte. Allora, una e due. Poi facciamo 2 maglie alte sopra queste 2 maglie alte. Quindi una e due. E riprendiamo questo disegno qui, cioè 2 maglie alte, 5 catenelle, 2 maglie alte. Quindi 2 maglie alte. Due maglie alte, 5 catenelle, 3, 4, 5 catenelle e ancora 2 maglie alte. Quindi facciamo questo giro così. Adesso ripassiamo le 2 maglie alte sopra, ancora qui, e ci vediamo quando abbiamo fatto una sola maglia alta qui e la chiuderemo nella nostra terza catenella. Ora facciamo il quarto giro. Cominciamo con le nostre 3 catenelle che saranno la nostra maglia alta, questa qui praticamente, e quindi andremo qui a fare la nostra maglia alta sottostante. E faremo questa maglia alta. Continuiamo ancora qui con un'altra maglia alta e proseguiamo all'interno di questo archetto sempre con 2 maglie alte, quindi una e due. Separeremo la lavorazione che andrà di qua con altre 5 catenelle. 5 catenelle. Allora, abbiamo finito il quarto giro e ho cominciato il quinto. Il quinto però non ho voluto farlo come questo, così con le catenelle, bensì ho voluto continuare esattamente come il quarto giro. Quindi continuate come abbiamo fatto sotto con il quarto giro, quindi iniziando con le 3 catenelle e facendo una maglia alta sopra ogni maglia alta sottostante, facendone 2 dentro al buchino delle 5 catenelle, 5 catenelle, 2 e continuando così. Praticamente avremo alla fine di questo quinto giro, perché in effetti sono 5 giri, perché sono questo qui che era il centrale, questo è il secondo, il terzo, il quarto, il quinto. Qui avremo 14 catenelle e separate da 5, 5, 14 maglie alte separate da 5 catenelle. Ecco qua. Quindi finiamo così. Io direi di fare per il momento 4, 4 e 4. Per ogni colore ne faccio 12, io non lo so quanti colori voi avete scelto, che cosa avete fatto, e comunque facciamone 12, poi le misuriamo e vediamo come si può fare. E quindi misuratevi la vostra circonferenza fianchi, dove volete che arriva questo giacchettino, se volete farlo più lungo, più corto, vedete voi, insomma, avvitato.
fate voi, tanto è semplice, seguiremo sempre facendo con le misure e con il centimetro, quindi la cosa vi risulterà molto semplice. Ogni mattonella misura 8 centimetri. Queste mie, con questo filato, io non lo so le vostre, però se avete necessità mettete sempre un commento, scrivete che vi do una mano a risolvere il problema. Intanto andiamo avanti, quando ne avrò fatte 4, 4 e 4 ci rivediamo. Allora, ho preparato, come potete vedere, tutte queste piastrelle. Ho messo il giacchettino sul tavolo in questa maniera. Ora lo aprirò così. Vedete? Ecco. Si vede? È aperto. In maniera tale da poter piazzare le piastrelle, almeno la metà, e vedere quante ce ne vorranno. Vedete? Ok, allora cominciamo a mettere le piastrelle e ne mettiamo una di questo colore, leggermente distanziata, perché poi dovremmo fare chiaramente il bordo. Poi ne mettiamo una azzurra, anzi no, prima questa azzurra. Ecco. Poi questa qui e poi questa. Ok, quindi finisco di montare queste piastrelline in questo modo e poi riprendiamo il video. Allora, io ho finito tutte quante quelle che mi servivano. Ora mettiamole tutte al dritto in questa maniera. Vedete qui questo. Così e al dritto, così, vedete, non c'è la catenella qui, non si vede bene, si vede solo, ecco qua, vedete, qua si vede meglio. Ok, quindi mettiamole tutte al dritto in questa maniera, ecco, e questa. Allora, dicevo, dopo averle messe tutte al dritto, dobbiamo iniziare a chiuderle qui. In questo qui, quindi per trovarcele tutte messe bene dobbiamo fare così, ecco, così e così, e metterle tutte in un pacchettino, ecco, fare questa fila così, tutte quante, in maniera tale da poterle unire, e adesso vi farò vedere come. Adesso andiamo a, dopo che li abbiamo messi tutti in fila così, andiamo a cucirli l'uno con l'altro. Io adesso metto, vedete, sono al dritto, metterò questo così perché voglio anche portarmi dietro, in questo caso, una codina. Quindi farò così, ecco, e andrò a cucire il tutto con questo filato, sempre della stessa qualità delle mattonelle, ma di diverso colore. Quindi, eccoci. Al solito prendiamo, come sempre, insieme, ce lo portiamo dietro questo codino, almeno per un po', e facciamo in questo spazio due maglie basse, quindi quella è la prima, diciamo, e questa sarà la seconda. Poi faremo una maglia bassa in ogni maglia alta. Scusate, sono tre le catenelle qui, non sono tre le maglie basse, non due, mi sono sbagliata. Tre, ecco qua. Adesso sono tre perché due fanno parte di questo buchino e una fa parte della prima maglia alta. Quindi adesso facciamo una maglia alta e una maglia alta in questa maniera, ecco, e chiudiamo così. Quindi sono
Scusate. No, non volevo prendere proprio tutta la maglia, bensì volevo prendere solo, ecco, questo e questo. Allora, qui continuiamo così e così e facciamo la nostra maglia bassa. Ci vuole un po' di pazienza perché chiaramente poi io ce l'ho, questi sono molto fini, dipende pure dal filato che avete utilizzato. Io ho utilizzato questo filato che è molto molto fino. Quindi ce li portiamo tutti in questa maniera, facendo attenzione a prendere veramente tutte le maglie. Così. Ci si mette un po', però viene bene. Vedete? Devo far vedere. Ecco, viene così, poi questa codina la togliamo, viene così in rilievo. Quando siamo arrivati qui faremo le nostre 3, 1, 2, 3 maglie basse e passiamo, poi faccio vedere come. Quindi ci vediamo alla fine. Adesso facciamo, vedete, ne mancano due qui e anche due qua. Quindi facciamo questo e questo. Poi facciamo questo e questo. Io vado piano perché questo filato è composto da quattro fili, quindi spesso rimangono incastrati. Ok, quindi adesso noi dovremmo fare 3, quindi questa è la prima che equivale a questa catenella qui. Se no, se non volete metterla così, possiamo anche fare così, cioè metterla dentro qua, ma insomma non c'è necessità. 1, 2 e 3 e abbiamo finito di attaccare le prime due. Ora andiamo a prendere le altre due, quindi questa. Dopo sistemeremo queste codine, questa con la codina in su e questa con la codina in su. Farò così e andrò a fare le nostre 3 maglie basse. Una, due e tre. Quindi adesso proseguiremo. Praticamente questo è tutto, cioè non c'è altro da spiegare. Adesso continueremo attaccando le nostre, queste qui, con sempre con il dritto da questa parte e niente, praticamente poi prenderemo oddio, mi sono sbagliata, scusate, siamo attenti anche ai colori. Questo andava così, questo andava sopra e questo sotto, ecco. Sì. Esatto, così, non come l'avevo messo io, il blu andava sotto. Ok, adesso va bene. E così proseguiamo piano piano finendo tutto quanta la lavorazione. Sto proseguendo, come vedete, nella chiusura, diciamo,
nella cucitura. Vi volevo dire, dunque, esclusa questa qui, la codina, questa diciamo di chiusura della mattonella, le altre, se potete fermarle in maniera tale che non ce le portiamo dietro oltre. Ecco qui, alcune io già le ho fermate, altre no. Comunque, ecco, questa qui la dovrò fermare. Ok, ci vediamo appena ho finito, ma me ne mancano pochissime. Appena ho finito, in maniera tale che faremo un altro giro di maglia bassa da quest'altra parte. Ok, ora da qui dobbiamo fare tutto così a maglia bassa, tutto, 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 fare il giro e tornare indietro. Praticamente dobbiamo lavorare qua, qua e qua e chiudere questo qui, tutto a maglia bassa. Ogni punto di maglia alta facciamo una maglia bassa. All'interno di questi qui ne faremo qui 6 e qui 6. Qui 3, scusate, qui 6 e qui 3 e 3, come qua, stessa chiusura. Quindi cominciamo a fare il giro, come dicevo. Quindi facciamo 3 catenelle, 3 maglie basse, scusate, una, due e 3. E poi in ogni maglia alta facciamo una maglia bassa. Questo è più facile rispetto all'altro, che dovevamo accoppiare le due mattonelle. Qui proseguiamo tranquilli. Ogni maglia facciamo una maglia bassa. Così. Faremo tutto il giro. Quindi quando arriviamo all'angolo, qui all'angolo faremo 3 maglie basse, una, due quattro, 5 e riprendiamo poi con la maglia bassa all'interno della maglia alta, cosa che non avevamo fatto prima perché avevamo fatto solo una maglia bassa all'interno del cerchietto. Così continuiamo. Quando arriviamo qui, che dobbiamo unire i due, attenzione che qui sia così e non magari in questa maniera, cioè fate sempre attenzione che combaciano le due parti. Ok, quindi proseguiamo tranquillamente. Qui faremo 3, ancora 3, eccetera, fino in fondo. Qui 3 e qui 3. Continuiamo tranquillamente. Questa cosa così la facciamo solamente nel bordo finale, giù in fondo. Allora, qui ho fatto 3 maglie basse. Poi nella maglia bassa che avevamo fatto qui, la prima maglia bassa che avevamo fatto per iniziare tutto quanto il giro, ho fatto una maglia bassissima e di nuovo 3 maglie basse. Quindi adesso proseguirò per tutta quest'altra parte. Così, fino a finire di fare il giro, poi proseguiremo con l'unione da questa parte di queste qui. Ok, allora finalmente, come vedete, ho finito tutto il giro, quindi farò qui adesso le ultime 3 maglie basse, 1, 2 e 3, e andrò a chiudere una maglia bassissima proprio qui, in maniera tale di fermare tutta la lavorazione. Ok, un po' di più perché ecco.
quanto antipatico. È molto bello questo filato, però essendo molto fine, per lavorarlo è un po' difficoltoso, però veramente poi sì, è impalpabile, eh? Alle mani. È molto molto delicato, leggero, molto molto carino. Allora, finiamo, dicevo, con una maglia bassissima. Ecco qui. E chiudiamo al solito. Ecco, voglio farlo un pochino più lungo per essere più che sicura. Ok, poi chiuderò la codina in maniera diversa. Adesso andiamo a fare uno per uno tutto quanto questo qui. In che maniera? La maniera è sempre la stessa, quindi cominciamo con 3 catenelle, cioè scusate, cominciamo con 3 maglie basse, quindi la prima sarà insieme con questo, però volevo agganciarle. Ecco, quindi faremo così, che agganciamo che è meglio, altrimenti non viene bene. Ok. Lo agganciamo in questa maniera. Poi ci portiamo dietro ovviamente la codina e insieme facciamo, ecco, una, due, e le solite 3 maglie. E poi, come abbiamo fatto per qui, andiamo a prendere punto per punto, appunto dico che è antipatico, però se voi avete fatto una lavorazione con un filato magari più grosso, vi viene più facile chiuderlo. Ecco, però vedrete che poi d'altronde sono cose fatte a mano e ci vuole pazienza, altrimenti usavamo la macchina da cucire, cucivamo e fine da questione. Ok, in questa maniera. Adesso io arriverò qui al centro del lavoro per farvi vedere come va fatto qua. Sono arrivata qui al solito buchino. 1, 2, 3. E adesso lasciamo questo e andiamo a riprendere da quest'altra parte, ecco, così, perché lo facciamo passare sotto. Quindi riprendiamo con le 3 maglie basse, quindi una, due, tre. Ecco qui, praticamente, altrimenti veniva una croce, invece da sotto rimane comunque questa, sempre tutta intera. Quindi continuiamo fino a fondo, dove qui chiuderemo con una maglia bassissima e taglieremo il filo. Ecco. Ok, vi lascio proseguire da soli.